unire la musica all'idea di cibo, all'idea di costruzione di un cibo non semplicemente da mangiare, ma anche da guardare, da gustare, con un percorso anche sensoriale. È un viaggio che abbiamo iniziato insieme con i ragazzi di 2B Event a Torino, perché sono tutti di Torino, siamo tutti di Torino, e abbiamo iniziato a pensare che l'idea era quella di fare avvicinare i chef ai musicisti, ai produttori di musica, quindi vedere quanto queste due creatività completamente non connesse dal punto di vista artistico in realtà siano molto connesse dal punto di vista umano. I musicisti, grandi decisioni artistiche le prendono davanti a un piatto seduti a tavola, e i cuochi spesso cucinano con la musica. E quindi questo evento in qualche modo vuole avvicinare queste due forme d'arte e vedere cosa accade. Da Torino a Venezia, cosa ti colpisce della realtà lavorare? Beh, io vivo a Venezia ormai da 3 anni, quindi sono un torinese prestato alla laguna, mi muovo con la barca e seguo i flussi delle maree, quindi ormai sono, non dico veneziano d'origine, ma di adozione. E infatti sono qui per questo, non seguo tutte le tappe di Degustando in Italia, però quella di Torino e quella di Venezia ovviamente sono presente, diciamo. Venezia per me è una città che mi ha, oltre a avermi adottato, mi sta insegnando come affrontare una seconda parte della mia vita artistica. È una città che ti mette molto a confronto con te stesso, che ti mette molto in difficoltà e che è fatta di spazi molto piccoli, molto ristretti, in cui ti fa scontrare con l'umanità, con le persone. E per me è un momento di crescita ulteriore che mi ha portato a creare dei progetti artistici nuovi, diversi, adattati proprio alla modalità umida di Venezia. Buonasera, siamo Manuel Gobbo e Beatrice Simonetti, siamo gli chef del ristorante Le Beccherie. Qui questa sera abbiamo preparato tortello zero, peperoni, anguilla affumicata e liquirizia. È un tortello con dei peperoni arrostiti all'interno e con l'acqua di colatura, assieme alla liquirizia, abbiamo fatto una spuma e abbiamo bruciato l'anguilla. Quindi dolcezza e sapidità assieme. Buonasera, io sono Umberto Ungaro e stasera vi ho preparato un gambero alla Bellini con una gelatina appunto al Bellini e una ricotta di mandorle vegana, quindi un piatto fresco, sta bene con la stagione, per la serata bella fresca, e abbiamo usato un po' gli ingredienti stagionali, no? Quindi a Venezia con la pesca fresca bianca si fa il Bellini con il prosecco e la pesca, e noi abbiamo riprodotto una gelatina abbinata a un gambero. Essere qui questa sera è una bella, sì, ci sta ogni tanto stare così in mezzo a tanta gente, poi serate importanti con chef importanti e confrontarsi, insomma, è una bella esperienza, certo. Di Campagnolo a Torino, il nostro ristorante si trova a Torino in centro, oggi siamo qui a fare la serata, abbiamo portato il nostro dolce che ce l'abbiamo anche nel nostro menù, quindi cioccolato, mandorla e nocciola, che mi veniva in mente, e basta, spero che sia una bella serata a tutti. Io vengo da Trieste, quindi per me oggi è bello un rientro qua vicino, quindi è molto emozionante. The other day I felt my worries just seemed to melt away.